Nei pronto soccorso italiani e dunque abruzzesi, e non fa eccezione il capoluogo di regione, crisi un po' ovunque di personale, fatto che ha generato spesso situazioni di sovraffollamento con lunghe file per essere curati. In città negli ultimi giorni le segnalazioni sono state tantissime, persone lasciate per ore in attesa di cure con buona pace del personale presente che cerca di fare quel che può. Sul tema è intervenuto spesso il dottor Alessandro Grimaldi, che oltre ad essere primario di malattie infettive all'ospedale dell'Aquila è anche segretario regionale a Nao, a Somed. La crisi è generalizzata. Molti giovani medici decidono di non intraprendere più questa specializzazione. La crisi del pronto soccorso non è una cosa nuova, cioè è una cosa che ormai perdura da anni, è legata al fatto che il pronto soccorso è un posto dove è difficile oggettivamente lavorare e quindi molti medici preferiscono lavorare all'interno del pronto soccorso, perché quindi c'è un'oggettiva carenza legata anche a un problema di tipo vocazionale, se vogliamo. Cosa succede? Che sostanzialmente molte persone preferiscono dedicarsi a altri tipi di specialità. C'è poi il discorso degli accessi al pronto soccorso, non tutti necessari, perché spesso manca il filtro della medicina del territorio. Ci vorrebbero molte più persone perché c'è un afflusso e spesso, diciamo, il pronto soccorso funge un po' anche da vicario di alcune attività territoriali. Cioè, basti pensare, per esempio, a Pescara ci sono circa 90.000 accessi di pronto soccorso, però poi i ricoveri sono circa 30.000 l'anno, quindi significa che 2/3 degli accessi in questo pronto soccorso sono, diciamo, non si traducono in ricoveri. Perché? Perché chiaramente ci deve essere un maggiore filtro territoriale. Sappiamo che purtroppo l'organizzazione del territorio sta cominciando a muovere i primi passi adesso, quindi è un vecchio problema che si manifesta continuamente. Insomma.